Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Mysgard, un gioco in uscita il 15 di gennaio. Lo sto provando con una decina di giorni d'anticipo più o meno, quindi non so dirvi ancora il prezzo, l'ho già giochicchiato un po', ve lo voglio far vedere perché ha uno stile grafico davvero carino e soprattutto è in italiano. È un gioco un po' particolare perché ha questa visuale dall'alto dove la cultura è quella norrena, quindi è il nord Europa, dove combatteremo dei nemici. La peculiarità del gioco però non è, diciamo, tanto il combattimento, ma come combattiamo, perché ci saranno tre stili diversi di combattimento. Però intanto iniziamo. Mysgard, i nomi sono storpiati ovviamente, si parla di topi, quindi viene tutto storpiato così. Con la pietra trovata durante le missioni puoi riparare gli edifici, perché ho già giochicchiato un po', ho 119 pietre. E volevo iniziare proprio da questo punto, perché ogni edificio in questo villaggio distrutto sono stati rapiti dei topini, in pratica dei bambini, ne devo andare a liberarli. E quindi mi dice che se io ripristino un edificio avrò dei bonus unici in base all'edificio che vado a riparare. Mi avvicino, ok, la prima cosa che faccio ovviamente cerco di riparare. Vedete qua, se io vado a riparare questo per 5 pietre sblocco lo scatto e il colpo di scudo. Io lo riparo e vado. In quartiere generale vicino alla mappa tattica puoi scegliere il prossimo livello. Perfetto, vendica delle rane e salva Mysgard, buona fortuna. Quindi ho riparato questo, posso riparare anche la casetta qui che mi dava 150. Le pozioni di salute ripristinano il doppio della salute. No. Tra l'altro non so ancora come lanciare nemmeno le pozioni. Questo cos'è? Ogni livello ha una zona sicura dove puoi recuperare la salute, no? Molto interessante perché ha un... Ok. Qua che cos'è anche questo? Non si sa. E... praticamente questo qui è una sorta di schema di livelli, in pratica, dove possiamo andare a affrontare nuove cose. Vedete qua abbiamo altre location da riparare, ma andiamo subito al sodo, andiamo subito al combattimento. Intanto qua non c'è più niente, sì, non ho abbastanza pietra, quindi devo andare a recuperarne un po'. Per intanto andiamo a prenderci un altro livello, facciamo questo livello qui, l'abbiamo già fatto, vedete che qua è l'inizio. Qui c'è la festa, qua ci sono i topini sono salvati, anche se non tutti. Mikkel e i suoi amici devono tornare a casa, ma una caccia è sulle loro tracce. Sì, poi dovrebbe essere tradotto anche abbastanza bene. Potrebbe essere che i problemi che colpiscono Mysgard siano una punizione degli dei? Per trovare la risposta, Mikkel e i suoi amici dovranno cercare la saggezza di un sacerdote che tempo fa ha lasciato il villaggio. Quindi iniziamo questo livello qua. Vedete, c'è il consiglio di El, insomma, dei topi. Non capisco come sia potuto succedere. La pietra è l'unica che ha protetto il nostro villaggio per molti anni. Perché i poteri l'hanno abbandonata? Perché gli dei sono esseri inaffidabili e capricciosi. Non possiamo fare affidamento su di loro. Pensiamo con le nostre teste. Squittio, stiamo parlando. Pensare che con le nostre teste è bene, ma gli dei non avrebbero protetto Mysgard per molti anni. È successo qualcosa di brutto. E penso che solo un topo possa fare luce su questa situazione. Se stai parlando di quel sacerdote pazzo che i nostri antenati hanno bandito da Mysgard, penso che sia morto da tempo, per essere chiari. Non lo sapremo mai se non controlliamo, ok, andiamo a vedere. Adesso, finalmente sei arrivato, questo sacerdote. Hai capito i tuoi errori, miserabile, ma è troppo tardi per chiedere perdono. Saggio, sono venuto per scoprire perché la pietra unica non ha protetto il nostro villaggio. Sembra che tu conosca la risposta. Ho dimenticato più di quanto tu imparerai in tutta la tua vita e ciò che è accaduto a Mysgard. Va bene. Questo è il punto, non avete fatto nulla, avete dimenticato della protezione del patrocinio di Freya, la dea della primavera e della bellezza della guerra. Non onorate le tradizioni, in pratica ci sta accusando di perdere, diciamo, le tradizioni del nostro popolo. Beh, originale questa cosa dei vichinghi, però interpretati da topi. Vabbè, in sintesi, questa è colpo scudo scatto, distraggono con... Ok, praticamente abbiamo, vedete che siamo... in posizione 1, quindi noi abbiamo la possibilità di colpire col tasto sinistro del mouse e proteggerci con il destro. Poi dice anche colpo di scudo e scatto, che però onestamente non so come funzioni, perché vedete c'è anche J e K che alla fine sono in pratica la protezione, perché potete giocare anche senza mouse. Il mouse è utile fino a un certo punto perché vale solo per i tasti ma non per la direzione. Vedete, io punto da qui ma non cambia, cioè conta la direzione dove siamo girati. Possiamo toccare così,
e nelle varie direzioni. La posizione 2 è molto particolare perché ci consente di attaccare in base a dove siamo girati con le frecce i nostri amici. Vedete che è una sorta di cerchio che ruota, e ruotando possiamo attaccare i nostri nemici. E questo è lo scatto, che è l'abilità che abbiamo preso, che non avevamo prima. Voi non lo sapete, ma io non l'avevo prima. E l'ho sbloccata costruendo quell'edificio. La posizione 3 è il colpo di scudo. Praticamente si fanno a cerchio, quindi se dobbiamo proteggere qualcuno, scortare qualcuno, lo facciamo portandolo, lui si metterà al centro. E così attacchiamo tutti insieme. E con il tasto destro abbiamo il colpo di scudo. Queste tre modalità sono molto utili perché vedete, in questo caso abbiamo queste rane da attaccare, ci mettiamo già in posizione di arco, ma non possiamo attaccarle. Perché? Perché, ok, adesso passo in posizione 3, così attacchiamo a cerchio. Vedete, le uccidiamo e proseguiamo. Non è nulla di, diciamo, innovativo il gioco, però è carina questa cosa del poter combattere con più modalità. Siamo legati nella posizione 2 e nella posizione 3 alla questa posizione circolare. Qualora invece io mi mettessi in posizione 1, mi muovo tranquillamente con il mio topo principale, il protagonista, ma gli altri comunque verranno a darmi una mano. Recuperiamo pietre, abbiamo altri da uccidere. Vedete che in alto a sinistra abbiamo anche la vita che sta scendendo. Poi man mano troviamo pozioni, man mano troviamo pietre, loro si mettono a scavarle e quindi vanno a recuperare delle pietre per noi. Ci sono anche un sacco di giare, di botti da distruggere un po' alla Zelda. E poi vabbè, ovviamente ci sono i boss. Vedete che adesso abbiamo ogni boccetta ci cura di 15, quindi adesso mi curo, vado da 20 a 35. Non siamo messi proprio benissimissimo. Recupero anche del miele che teoricamente dovrebbe curarmi di poco. Distruggo anche le casse così prendiamo un po' di pietra. E non c'è altro. Non siamo messi proprio benissimissimo di vita, però io adesso vado in posizione d'attacco. Vedete che attacco così. Ci teniamo un po' a distanza. Però adesso gli stiamo dando praticamente le spalle, quindi mi metto così e li attacchiamo tutti insieme. Posso passare di nuovo in posizione 2 e lo riattacchiamo a distanza. Bene. Non so dirvi quanto io valuterei questo gioco, nel senso che non so ancora il prezzo, non so ancora nulla. Ovviamente è un indie, si vede, è un indie, è un action, è un gioco abbastanza particolare. Credo che il prezzo giusto possa essere 9,99 o 15,99. Non fraintendetemi, è un bel gioco, però non è sicuramente per tutti, quindi. E non è neanche facilissimo, perché io mai ho avuto così difficoltà come in questo momento ad attaccare tutte queste rane. Ho bisogno assolutamente di curarmi. Diventerà sempre più difficile, diventerà sempre più vitale costruire quello che abbiamo visto prima nel villaggio, che è la postazione dove poterci curare, o soprattutto la possibilità di aumentare la cura che ci danno le boccette, che le raddoppiano, praticamente ci danno 30 di cura anziché 15, quindi sarà importante tornare indietro e magari dopo questo livello e potenziare gli edifici. C'è un po' di... Io spero di trovare presto una cura perché non sono messo benissimo. Poi la grafica è molto semplice, forse si presta bene anche con un pad, comunque... Prendiamo pietra adesso. Oh, una cura. Mannaggia, c'è... No. Ok, 27. Dai, non così male. Dovremmo andare a... Beh, ci stiamo curando comunque stando fermi. No, sì, pian piano sale, dai. 45. Non so onestamente dove andare. Poi vedete, non... Torno al villaggio, posso tornare al villaggio quando voglio oppure continuare. Se tornassi al villaggio avrei la possibilità di comprarmi degli... Bene. Ah, ok, siamo praticamente... erano esplosivi quei cosi lì. Niente. Allora, siamo morti, abbiamo visto come funziona la morte in questo gioco. Adesso vediamo di andare a recuperare 150 pietre, in modo da poter... Andiamo anche abbastanza... Cerchiamo di andare abbastanza velocemente, in modo da potenziare le cure che abbiamo. Non mi aspettavo di morire così.
presto perlomeno. E ovviamente se noi usciamo e torniamo al villaggio ricominciamo il livello da zero. Ok, adesso però ho scoperto che queste cose qui sono esplosive. Il gioco non è co-op, lodevole il fatto che non sia early access e soprattutto, almeno quanto visto, o potrei sbagliarmi, ma in italiano comunque, per quanto di testi ce ne sono, quindi deve essere interessante. Adesso mi sto comportando meglio di prima, sicuramente. Prendo il miele. Devo tornare però all'attacco così. E ti aspettano che si mettano tutti in... qua mi buggo e praticamente rimango... Ok, prendo la pozza. Continuiamo. 135, dai. Ovviamente... sarà da vedere poi come andare avanti il gioco, ma penso comunque di aver dato comunque un'idea di quello che può essere il gioco. Ovviamente non abbiamo testato questo, che è la botta di scudo. Ecco, quello esplosivo, vedete che ci ha ucciso tutti prima, ci ha fatto anche un bel danno. Bisogna fare molta attenzione. Mi ricorda, sapete, questa cosa del ruotare l'unità in questo modo, mi ricorda Ni no Kuni 2. Quando si facevano i combattimenti per conquistare i villaggi, un gioco fatto anni fa. Quello esplodeva. Adesso questo. Ok. Mannaggia, no. Non si è messo proprio benissimo neanche a sto giro. No. Si fa un po' fatica a colpire a distanza. Ora, 147, dai che ci siamo quasi. Se riusciamo a dargli la direzione giusta. Sì, ma esplode anche contro i nemici, molto bella sta cosa. Ok, 37. Lì sotto c'era una cura, mi pare di ricordare. Guarda che siamo morti prima qui. Soprattutto questo. Ok. Adesso siamo tornati dove eravamo prima. Potremmo rinunciare. Beh, la cura c'è. Potremmo rinunciare a merda. Eccolo lì. Questo ci ha fatto malissimo. Ora rinunciamo. Torno al villaggio. Tornando al villaggio ci teniamo le No, non me le ha tenute. Ma niente, bisogna proprio finire il livello allora. Poi ci sono tanti dialoghi. Aumenta assolutamente massima una volta e mezza. Ok, sì. E posso tornare? No, vedete che qua va avanti e mi fa fare poi tre biforcazioni. Mentre andando di qua non possiamo, ma qua possiamo rifare uno dei livelli, dei primi livelli che abbiamo fatto prima. In pratica possiamo farmare, tornare indietro e farmare un po' di pietre. Perché qua bisogna andare a salvare i topolini. Però mi sembra strano che non si possa... Sì, vedete anche qui il volume, quelle cose lì sono molto... molto base come cose. Non si può tornare al villaggio. Siamo ancora troppo vicini probabilmente. O... No, non si può tornare al villaggio semplicemente perché... perché non l'abbiamo ancora scoperto. Infatti lo si scopre andando avanti. Probabilmente adesso io dovrò rifare. No, si riparte da qui. E tra l'altro qua abbiamo sbloccato questo. E parlando con lui... No, non mi fa fare niente qui. Che qua non si può fare niente. Poi si può parlare. Vedete qua dice... Ogni livello ha una zona sicura, quindi ci va a sbloccare anche la struttura dei livelli andando avanti. E no, niente, questo è il tipo di gameplay. Mysgard è passato assolutamente in sordina, nel senso che me ne sono accorto proprio l'ultimo, quando l'altro ieri, insomma, l'ho visto, c'è stata la possibilità di provarlo, quindi spero... Spero vi sia piaciuto, non è senz'altro un gioco magari per tutti perché comunque non è facilissimo,
Ma è curioso, io apprezzo sempre tantissimo queste novità, magari nello stile del cambio di tipo di combattimento, il fatto che comunque reinterpretino la storia dei vichinghi, comunque il mare del nord, insomma nord Europa, con gli animali. Sono cose che io ho sempre apprezzato, la rivisitazione magari di un medioevo o di un'epoca storica nei panni di qualche animale. Adesso quelle lì, vedete, sono bombe, però va bene. Niente, vi sto continuando a far vedere le stesse cose, però insomma, i tre stili di combattimento, ricapitolando, abbiamo le frecce, abbiamo un combattimento comune su tutte le direzioni quando siamo circondati e il combattimento singolo con queste. Niente, io torno al menu principale. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ho voluto fare un video breve per non tediarvi, eccessivamente su questo titolo. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao!